Buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati sul titolo TV. Noi siamo con Francesco Maggiore perché già sapete, abbiamo il nostro approfondimento cinematografico. E da una piazza siciliana io ti saluto. Ciao Francesco e benvenuto in puntata. Ciao Donato, un saluto ai nostri videoascoltatori. Senti, oggi film doc italiano di due Sì, in personaggi che atmosfera con la comunque, piazza dove sei, sì, se esattamente, non colgo svegliamo quello. niente. Non svegliamo niente, noi passiamo direttamente a quello che facciamo di solito per ogni approfondimento cinematografico, partendo già direttamente dal nostro box office, preso ovviamente, citiamo la fonte, da Coming Soon. Quindi, che cosa ci dice oggi il nostro box office? Decimo posto proprio lui, nono posto Collateral Beauty che va in discesa perché comunque il film era già nelle sale della prima parte di gennaio, quindi comunque ha avuto anche un suo seguito. Ottavo posto film con Vin Diesel, terzo XXX, il ritorno di Xander Cage. Settimo posto, anche questo in discesa, Allied, un'ombra nascosta, quello di Robert Zemeckis con Marion Cotillard e Brad Pitt. Allora, sesto posto Fallen, quinto Sing, che sono comunque entrambi in In salita. salita. Sì, quindi saliamo allora. Ecco, quarto posto Arrival, fantascientifico di cui abbiamo parlato precedentemente in puntata. Split, ecco, di Manoj Night Shyamalan, che parla di un uomo dalle 24 personalità multiple, quindi siamo in un territorio che sconfina sulla psichiatria, quindi già è esordito con un buon terzo posto. Salendo troviamo allora secondo posto, film pluricandidato agli Oscar, 14 premi Oscar, La La Land, che si sta facendo spazio sul box office italiano. Primo posto, L'ora legale, Che è di poi il Salvo film che Picarro e parleremo Valentino oggi. Piconi. Esattamente, la pellicola di cui parleremo oggi. Appunto per questo dicevo, siamo in linea con il paesaggio sicuro, per questo. E che cosa ci racconti di questa nuova pellicola? Allora, questa nuova pellicola è un po' sulla falsariga di due film, io ho pensato, un po' Checco Vado di Checco Zalone e l'altra Qualunque Mente, no? Con Antonio Albanese, perché comunque parla di allora, i due famosi comici siciliani ogni volta non sbagliano un colpo con i film, quindi ci fanno ammazzare di risate, però allo stesso tempo riescono anche a infilare un'importante tematica sociale che è appunto la legalità, non a caso il film è ambientato in un paesino della Sicilia, Pietrammare, che dovrebbe essere un paesino immaginario, in cui vi sono le consuete, no, elezioni amministrative e qui ci sono due candidati, il classico che si chiama Patanè, che è candidato, che comunque rappresenta tutta la vecchia guardia, quindi la corruzione, la disonestà, e quindi tutti i vizi, no, che appunto ci rappresentano un po' gli italiani, no? E l'altro candidato che è un candidato nuovo, tra virgolette un candidato onesto che è parente appunto di uno dei due protagonisti, appunto di Picone, appunto. Quindi questo candidato è un insegnante, no, di 50 anni che si presta comunque a appunto quello che definiremo un candidato della società civile, che è un po' prestato alla politica. Quindi dai sondaggi sembrerebbe che quello disonesto Patanè, che è interpretato da Tony Sperandeo, mentre lui invece è interpretato da quello onesto, da Vincenzo Amato, attore che ha interpretato anche mi sembra il film di Crealese, Nuovo Mondo, e anche la fiction italiana su Einstein di un po' di anni fa, in cui dunque lui interpreta appunto il candidato, quello onesto. E allora dai sondaggi emerge che il candidato, quello Il classico, Patanè, cosiddetto De credo che Santis prendendo qualunque mente, no? sì, ma appunto i sondaggi danno appunto il candidato, quello interpretato da Sperandeo, in netto vantaggio come di consueto, quindi tutti i vizi più possibili, che tra l'altro quello è sostenuto da Picarra invece, no? Quello disonesto. Che cosa succede? Che comunque gli arriva un avviso di garanzia e quindi non può più correre per le amministrative, e quindi il candidato risulta vincitore, risulta nettamente quello onesto. Però che cosa succede? Succede un paradosso, no? E per questo infatti ho evidenziato molto un parallelo con la realtà contemporanea, no? Quindi se tu vedi, no, quello che sta succedendo in America, che per la prima volta un candidato fa rispettare alla lettera il programma elettorale per cui è stato Sì.
E lo stesso fa nella pellicola appunto questo candidato che appunto cerca di far mantenere la legalità, appunto la raccolta differenziata, addirittura ci tornano a lavorare i vigili che erano spariti, addirittura anche gli stessi forestali pure, no? Che sembravano proprio che non ci fossero più, tant'è che lo stesso Ficarra che appunto è un forestale, dice io mi ero pure dimenticato che mestiere facevo, mi ero dimenticato addirittura. Perché gestisce con il cognato, appunto, Picone un chiosco, perché cerca di avere la licenza dal neosindaco, solo che il neosindaco dice che i requisiti non sono a posto. Cioè, cioè, è un sindaco veramente tipico, non è contro le clientele, contro la corruzione, quindi cerca di far rispettare la lettera del programma. Solo che Quello che poi tutti noi auspichiamo, insomma, alla fine dei quello che conti. tutti quanti noi speriamo, però che cosa succede questo? Che in un paesino in cui dove comunque l'illegalità è la norma, questo comincia a creare degli sconvolgimenti nelle persone, cioè sia nei vigili, in tutte le persone, soprattutto con i rifiuti che si devono trovare a fare la raccolta differenziata, quindi parte anche un'azione di boicottaggio nei confronti del sindaco. Quindi il messaggio sociale della pellicola qual è? Che a volte, quindi, come dice il vecchio detto, no? Si stava meglio quando si stava peggio, no? Perché No, io in una parte. voglio aggiungerti una cosa. Nel momento in cui in un contesto sociale la maggior parte è prolificata da corruzione, nelle persone normali viene meno anche la voglia di vivere. Nelle Sì, ma è persone normali difficile. oneste, nelle persone normali oneste viene meno anche la voglia di vivere. Perché se in un paese dove tu paghi la multa, paghi e le tasse, paghi tutto quello che vuoi, e poi alla fine ti vedi comunque surclassato da giochi di potere, corruzione, leggi che si applicano ma non si applicano, leggi che, insomma, alla fine dei conti l'onesto stesso si ritrova al bivio, due, o scappa o si omologa. Sì, infatti, tant'è che addirittura ci sono diverse scene che fanno capire che non vengono fatti favoritismi, soprattutto nei confronti dei protagonisti, tant'è che si ritrovano a fare la fila come tutti quanti, no, al ricevimento del sindaco. Però a lungo andare tutta questa nuova onestà va a creare delle problematiche non indifferenti tutti gli abitanti, perché se uno nasce che è educato all'illegalità, è difficile sradicare quel germe che è insito dentro la personalità. No, ma E questo neanche quel se ne germe. accorge. Secondo me neanche se ne accorge, perché comunque vivendo in un contesto sociale dove è prolificata la corruzione, no? Come fai a vedere la differenza senza la corruzione? Cioè, dai per scontato che è così la vita. Quindi, è come quei paesi nell'est dove sotto regimi gli è stato insegnato che la vita vera era solo all'interno del loro paese, tutto ciò che veniva fuori dai loro confini era proibizionismo allo stato puro. Quindi poi che cosa è successo? Nel momento, e chi comunque aveva la possibilità di andare nei paesi occidentali era zittito subito nel momento in cui ritornava in patria. Perché? Perché veniva visto come nemico del regime. Infatti comunque è anche un'analisi sociopolitica anche molto potente dell'Italia di oggi, no? Se tu vedi, no, quando sono entrati nel Parlamento italiano i 5 Stelle sono stati salutati quasi come i paladini della legalità e di quant'altro. Poi vabbè, che a Roma siano successe altre cose è un altro discorso, però comunque un po' cerca di rappresentare quello che è lo schema storico italiano di oggi, quindi Io ho tra sempre l'altro con pensato che un'esagerazione. l'essere umano perfetto non esiste, con pregi e difetti, ne fa la variabilità di ogni singolo essere umano. Io ho sempre pensato che i giochi di potere dovrebbero essere affidati a qualcuno che comunque sia, oltre che super partes, ma sia asettico. Asettico in questo caso vorrebbe dire diamo un gioco di potere, diamo il comando ad un ologramma, programmato solo per il bene comune ed è sicuro che e con degli antivirus, che non ci siano gli hacker poi che te lo hackerano, quindi di conseguenza almeno se non altro è difficile, il potere è difficile, logora chi ce l'ha, ma può essere anche sopraffatto, quindi si parte onesti per poi diventare nulli o disonesti, quindi.
Sì, ma tant'è che anche, voglio dire, quello che succede, no? Di solito c'è sempre questo schema, no? Il candidato promette, promette, ma poi una volta che viene eletto, che riuscisse a portare a termine tre quarti delle promesse elettorali, insomma, già mi sembra tanto. Nel caso del film, il discorso è che va ad applicare alla lettera tutto quello che ha detto di fare. Ciò significa proprio come prendi un paese che è abituato alla corruzione, all'illegalità, e lo rivolti come un calzino e diventa... Un po' come dici, no, quello che sta facendo Trump in America, no? Che Vabbè, però certo. che sta in una fase diversa, però in modalità diverse, secondo uno schema diverso, però si sta creando anche un sacco di inimicizie e di antipatie, no? Per questo motivo. E quindi questo succede quando un candidato vuole far rispettare la lettera del suo programma, perché il cittadino è talmente abituato, no, alle chiacchiere, no, dei politici, che quando vede comunque viene rispettato il programma per cui lui stesso ha votato, si rimane sconvolto, e quindi questo è il Beh, ma paradosso del film. dovrebbe essere la norma, no? A parte il fatto che Esattamente, io questa è la norma. non ho mai capito la motivazione per cui uno si candida, promette e poi subito dopo essere stato eletto, scarica la colpa a quelli che c'erano prima. Se vediamo il discorso anche a livello economico, aziendale, no? Se io vengo ad acquistare la tua azienda, ovviamente la prima cosa che mi fai vedere sono tutti i tuoi libri contabili, quindi io so che cosa vengo a rilevare spendendo del mio tempo, del mio denaro, no? Se nel momento in cui la tua azienda fa acqua da tutte le parti, beh, ovviamente si tratta sul prezzo, perché non puoi gonfiarmi il valore quando il valore è diametralmente opposto ed inferiore. Però io, nonostante tutto, ci credo in quello che fai e investo e vengo ad acquistare la tua azienda. Se poi ai dipendenti non va bene, non posso colorare il discorso, è colpa dell'imprenditore che la gestiva prima, dell'amministratore delegato che c'era prima. No, è colpa mia. Ho messo la mia faccia, quindi nel programma elettorale politico bisognerebbe, usiamo il condizionale, attenersi a quello che viene detto. Indipendentemente da quale fascia politica, poi posso esternare un mio pensiero e poi passiamo alla pellicola e a far vedere il trailer ai nostri telespettatori. Ti posso assicurare, no, ti posso assicurare, diciamo, ho l'idea che prima o poi la classe politica, sia nazionale che quella internazionale, si troverà ad un bivio. Il bivio qual è? Quale sarà? Che dopo aver dato tante chiacchiere, l'astensionismo sta crescendo esponenzialmente a livello di numeri, no? Ma è evidente anche nei La personaggi classe. che hanno preso piede in Europa adesso, no? Quindi c'è Certamente, un ma la classe. forte virale sulle destre in Europa, quindi. No, ma ti dirò di più. Io credo che la classe politica, indifferentemente e indipendentemente da quale fazione faccia parte, arriverà a un certo punto che si troverà a questo bivio, scegliere se continuare con il simbolismo e il partitismo o svuotarsi mentalmente e liberarsi di ogni simbolo, di ogni partito, di ogni forma di associazione partitica e sposare solo il progetto. Perché questo? Perché se uno di destra o di sinistra ha un buon progetto da proporre per il bene della collettività, oggi le cose come sono messe? Sono messe che la fazione opposta, seppur riconoscendo intrinsecamente il valore di quel progetto, vota contrario perché? Perché il fine comune alla fine è quello di non perdere elettori più possibili. Non dirà mai, ok, il progetto va bene. Perché questo fa parte di una fazione. Se invece le fazioni decadono, se i partiti decadono, se i simboli decadono e si vota pinco pallino, non perché di destra o di sinistra, ma perché pinco pallino ingegnere o dottore, però ha sposato la causa di quel progetto perché viene da un altro Caio e Sempronio, è il progetto che Esattamente, va ma avanti. come nel film viene rappresentato? Infatti direi adesso far Di vedere mandare anche il trailer. il trailer e vediamo anche il personaggio così come viene rappresentato, sì, perché è candidato della società civile, come stai dicendo tu, appunto. L'immondizia ci sta seppellendo vivi! Perché il traffico non si può più camminare! Vedrai che questo paese lo aggiustiamo. La gente è stanca e ha voglia di cambiamento, sono tutti con te! Al nuovo sindaco! Cambiare è possibile! Sì!
Oggi tutti insieme cominciamo una nuova storia. Però Pierpaolo è stato chiaro, ha detto il progetto deve essere regolare. Vabbè, ma quello usa regolare come intercalare, capito? Come noi usiamo minchia, lui usa regolare. Tutte ve le dovete portare, così facciamo pulizia. Ma tu, il permesso per vendere frutta e verdura, chi te l'ha data? Mio padre. E l'euforia dei primi giorni, ma vedrete che Pierpaolo tornerà normale. Anche a noi, giustamente, ce l'ha raddoppiata l'immondizia. So cornuto! Democrazia che vuoi che sia, non ti arrabbiare. Signori, sta rovinando un paese! Ma qua l'abbiamo votato tutti, non è che si fa così. Loro ce lo devono dire che questo era onesto veramente. Ci sono tante cose ancora da aggiustare. Più di queste! Ha introdotto la differenziata. Tutti imboscati, vigili urbani, operatori ecologici. Stanno controllando cartellini e presenze degli impiegati. Oh, i tazzini! Ho capito, ma voi a Milano, i tovaglioli sporchi di sugo, dove li buttate? Ma come cazzo è venuto in mente devo da un onesto? Ti scanniamo e mettiamo le budella nell'umido e le ossa nell'indifferenziata. Ma che hai fatto la minaccia ecosostenibile? E ormai c'ho l'abitudine, Salvo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Però vedi, anche nella, almeno nel trailer si vede che comunque la gente, vedi, un minimo di cambiamento è come se lo desiderasse, no? Perché è il fatto stesso che ti sconvolge la vita, la differenziata. Cioè, ma se non viviamo nell'onestà, dove vivi? Cioè, decadono anche... Se tu vedi, no? Anche il Finizzalone, no? Parlava del dipendente pubblico esagerato. Cioè, lo stereo... Qua, per esempio, vedi, è come se ci fosse stata un'evoluzione dal punto di vista filmico. Lì veniva rappresentato il dipendente pubblico, no? Certo. Con tutte le sue esagerazioni, l'approfittare, che poi si è visto, no? Poi si dice, aveva anticipato la realtà, no? In cui il vigili di Sanremo, c'è cioè il vigile di Sanremo che andava ad obliterare i tesserini in mutande, quindi... Vabbè, ma lì, cioè, vabbè, lì proprio... Lì sai che cos'è? Cerco di medesimarmi anche in colui che ha fatto un gesto del genere. Cioè, è avere la certezza... di non essere perseguiti dalla legge, cioè è come dire il pusher che spaccia sotto casa a tutte le ore, la polizia che passa, lui che mentre passa gli sorride in faccia perché comunque non c'è la certezza della pena. Però posso dirti che non tanto lontano da noi, quindi al di là dell'Adriatico, la situazione è differente. Perché le situazioni che si vengono a presentare a Bologna, io dove vivo, o anche in Italia, dall'altra parte dell'Adriatico vengono più massacrate le cose. Quindi, cioè... No, dei governi un po' più autoritari, ma... Ma sì! Ma al di là di questo, anche dei governi che al minimo cenno di quello che in Italia ormai sta diventando la norma, tendono a intervenire reprimendo. In certi casi sbagliano, in altri io credo anche far rispettare la legge sia giusto pure sotto. Ma se no, perché ma legge, no, ma anche perché se non le leggi, perché le fai? Cioè, se le promuovi, cioè, se le crei, perché le fai? Il discorso di infrangere la legge, ma non a caso secondo me ambientato in Sicilia, soprattutto perché non perché comunque non venga, perché sia identificato con la corruzione, ma perché a me ha fatto pensare soprattutto alla frase di Giuseppe Tommasi di Lampedusa nel Gattopardo, non a caso, no? Perché tutto cambi, nulla deve cambiare, quindi è questa un po' secondo me la sintesi del film. La Sicilia ha presa come punto d'origine dei protagonisti, ma tanto ormai... Esatto, in Campania, in Calabria, come abbiamo visto fortemente, nel nostro Salento, ovunque, insomma, un po' da... No, l'Italia è piena, l'Italia ormai. È tutta una nazione unica. Guarda, ti dico una cosa, qui in Emilia si faceva fatica a riconoscere la presenza dell'Andrangheta. Col processo a Emilia qualcuno ha cominciato a dire, ah sì, forse c'è qualcosa. Però c'era... quasi la vergogna di la percezione di una vergogna estesa nel riconoscere una presenza, ma c'è,
è dopo il processo che comunque qualcuno ha cominciato a dire sì, effettivamente c'è qualcosa che non va. Ma è il discorso che viene fatto in tutta Italia, questo. Comunque le mafie si Sì. vanno a infiltrare ovunque, a prescindere che Come? siamo in Emilia o in Lombardia o in Piemonte, vanno ad infiltrarsi ovunque. L'importante è appunto cercare anche nel comportamento singolo, individuale, ognuno deve portare per sé, non è che serve un crociato perché ci debba portare sulla retta via, ma ogni No. cittadino deve partire dalle proprie azioni singole. Quindi uno deve dire che cosa sto facendo io in prima di tutto per portare legalità e poi da lì ognuno porta un suo tassello di onestà nella società civile e pubblica. E direi che abbiamo concluso Sì, il nostro che hai qualche approfondimento. pillola cinematografica da elargirci in finale, in chiusura? Sì, due news particolari perché allora una è il fatto che Leonardo DiCaprio andò a interpretare un personaggio italiano, è realmente esistito, Joe Petrosino, no? Che era emigrato negli Stati Uniti e comunque si era andato a scontrare contro la mafia. Già era stato interpretato in una fiction Rai da Giuseppe Fiorello nel 2006. Quindi già, questo film si chiamerà The Black Hand. Poi un'altra notizia che a me mi ha fatto pensare e soprattutto diciamo che farà agitare anche un po' i fan di questa pellicola è innanzitutto il remake di Scarface, film con Al Pacino. Il protagonista, a quanto pare, il ruolo di Tony Montana, poi bisogna vedere se si chiamerà Tony Montana in questo remake, sarà affidato all'attore messicano Diego Luna. Diego Luna ha già interpretato l'ultimo film di Star Wars, Rogue One, qui aveva già interpretato un film nel 2001, I Tu Mama Tambien, di Alfonso Cuarón, quindi anche tutta una serie di pellicole. È un bravo attore, ma comunque sta ereditando un personaggio abbastanza pesante e leggendario, perché non dimentichiamolo che Tony Montana, diciamo, forse è stato ancora più del Padrino, secondo me, proprio Sì, il re dei gangster movie, proprio dei beh, gangster. è stata ed è una pellicola cult insieme a Pulp Fiction, Arancia Pulp Meccanica, insomma, Fiction, sono. Candido Quay, tanti film comunque che parlano per esempio Casino di Martin Scorsese, quindi Sì. tutta una serie di pellicole di riferimento, quindi pensiamo anche soprattutto al fatto per quanto riguarda Tony Montana, questa volta l'azione si sposterà a Los Angeles, non più a Miami, quindi credo che racconterà le gesta di questo criminale latinoamericano che andrà a mettere a ferro e fuoco la città degli angeli, quindi ne vedremo delle belle. Quindi. No, boh. Noi ci vediamo allora la prossima settimana, come sempre con un classico approfondimento cinematografico. Io ti ringrazio, Francesco, e alla prossima Grazie a con te, nuove news. Leonardo, e un saluto ai nostri videoascoltatori. Alla prossima settimana con un grande film di cui non voglio svelare niente, ma credo che molti abbiano capito di quale andrò a parlare. Quindi ne parleremo la prossima settimana. Ciao ancora. Ciao Donato, a presto.